Io oggi sono al mercato e ho comprato questi. Incominciano ad essere di stagione. Oh, non cominciano a dire io gli asparagi li faccio soltanto selvatici. Io sto a Roma e questi ho comprato. Allora, prima cosa, come si usano gli asparagi? Guardate, così. Questo è l'asparago intero. Allora, c'è un punto dove si rompe. Guardate, qui. E questo non è assolutamente buono. Questo lo metto qui. Facciamo un brodo, quindi quei gambi degli asparagi duri. Ho messo il verde del cipollotto, una carota e una costa di sedano. Allora, altri ingredienti. Cipollotto fresco, sapete che io sono matto, lo divento matto. Poi, riso. Allora, riso sempre arborio, che è sempre un super fino. Poi, basilico. Un po' di stracchino che c'è dentro al frigo e vi dirò che è buonissimo. Non userò il burro oggi. Poi ho lo zenzero fresco, se ce l'avete, o se no in alternativa il limone, la scorza di limone, e vi dirò anche perché. Poi incominciamo subito. Io che faccio? Metto tutte le punte insieme, poi vado così, faccio a rondelli il gambo, che è la parte un pochino più dura, no? Quindi faccio così, bello, a rondelle, ho lasciato le punte, queste le cuoceremo all'ultimo. Adesso, cipollotto, che io vado pazzo, uso questa parte, questa del gambo. Adesso, cipollotto, qui, i gambi di basilico come piacciono a noi, che danno il gusto e il sapore a tutto, eccolo qua, così, e le foglioline le teniamo da parte. Buono, buono, basilico e asparagi è fantastico, ci sono anche altre erbe che stanno bene, ma basilico e asparagi è fantastico. Poi, olio, ho scelto l'olio di Sommariva, questo addirittura da olive denocciolate, da giasche, squisito, buonissimo. Adesso faccio stufare bene con l'olio, quindi niente burro. Qui, a questo punto, aggiungo proprio insieme al cipollotto anche i gambi degli asparagi, la parte un pochino più dura, quindi che andiamo proprio a stracuocere, perché ci vorranno quasi 20 minuti di cottura, no? Il profumo è quello della primavera, ormai ci siamo, dai. Aiutati sempre con un po' di brodo, la faccio così, colino o chinoa, come volete chiamarlo voi, vado così, guardate il colore del brodo, vado così e lo bagno un pochino, così, in questa maniera. Levo i gambi, ormai hanno fatto il loro lavoro, faccio asciugare leggermente un pochino il liquido che ho messo. A che serve questo brodo? Per aiutarvi a non far soffriggere troppo. Adesso butto il riso, calcolate sempre 60-70 grammi a persona, andiamo a tostarlo. Allora, il riso, vedete, qui adesso assorbe tutti quanto il liquido in questo momento, i grassi. Guardate, quando non vediamo più nessun liquido, andiamo con un bel bicchiere di vino bianco, o se volete potete anche andare direttamente col brodo, dipende da voi. Vado, brodo, guardate. Allora, vedete come faccio? Io lo copro appena, non troppo, sapete perché? Se no diventa tipo l'effetto bollito, invece noi vogliamo che piano piano lascia lentamente la sua salsetta, il suo amido, quindi diventa quella cremetta che piace tanto quanto a tutti quanti piace. Adesso subito, io vado subito con il riso, è come gli arrosti, le lunghe cotture, subito il sale, e mi raccomando, brodo in ebollizione sempre tutto quanto molto forte, perché va trattato come la pasta il riso, non deve avere sbalzi di temperatura. Adesso piano piano aggiungeremo un po' di brodo, soccorre, mi raccomando, anche se volete mettere solo il gambo di asparagi va bene lo stesso. Quindi fra 15 minuti ci vediamo, sì, tempo che poi mantechiamo, facciamo tutte le cosette nostre, aggiungiamo altri asparagi e siamo pronti. Ci vediamo fra 15 minuti, dai. Questa è la parte più buona, più gustosa, più pregiata, le punte. Io quelle grandi faccio così, le taglio in quattro, vedete? E di tanto in tanto giratelo, piano così. Allora, sentiamo se è cotto. È cotto. Spengo. Vedete, è abbastanza liquido.
vedete quanto è liquido? Che faccio? Metto un pezzettino di crescenza, poca, senza esagerare, poi un po' di parmigiano, poco, poi basilico, così strappato con le mani, profumato, buono, poi do una toccata, guardate, così, guardate sotto, vedete, di zenzero, così, zacchete, o se no della buccia, della scorza di limone, ok? Non vi fossilizzate, non c'ho zenzero, non sapete riso, da che stai di? Usa il limone, è la stessa cosa, è leggermente più piccante, poi è un gocciolio crudo, no? Non ce lo metti? È un gocciolio crudo da costino, ce lo devi mettere in forza, vai, così, e adesso, vediamo se lo fa. Il rumore nostro, un po' di pepe, che famo, ce lo mettiamo? Certo, pepe nero, guardate la cremetta, cremetta, pepe nero, se no mantecate in questa maniera, ecco, così, belli, così, bello, facciamo sciogliere bene bene la nostra crescenza, vedete, mamma mia, che spettacolo, che profumi. Adesso come facciamo? Assaggiamo qua dentro? Assaggiamo qua, come proprio ci piace a noi. Ah, ma non mi ricordate niente? Il meglio dobbiamo mettere. Adesso, così, a crudo, che facciamo? Si cuoceranno leggermente, rimarrà questo croccante, squisito. Ecco, così, con questo calore del riso, piano piano si ammorbidiscono, ma piano si ammorbidire. A noi ci piacciono croccanti, perché che è quella roba moscia? A noi ci piace la roba che scrocchia, scrocchiarella. Lo ricordate? Sì, sempre scrocchiarello. Assaggiamo. Una bontà. Buono. Sentite l'asparago? Lo zenzero è fighissimo. Se no, il limone. Un bacio, semplice, di stagione, quindi più economica e tanto tanto buona. Voglio bene. Che spettacolo, buonissimo. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perdete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.